Salve a tutti e benvenuti al resoconto finanziario quotidiano del venerdì. Tencent Holdings è destinata a perdere il suo posto tra le 10 più grandi società del mondo per valore di mercato, senza lasciare nomi cinesi nell'elenco, poiché la repressione normativa di Pechino continua a devastare il mercato azionario. Le imprese britanniche hanno segnalato un forte aumento delle difficoltà di reclutamento nel giro di poche settimane, in parte a causa della continua mancanza di lavoratori nell'Unione Europea, secondo i dati ufficiali. Il dollaro è salito al limite superiore dei range recenti rispetto alle altre principali valute, mentre i traders hanno guardato alla riunione di politica della Federal Reserve della prossima settimana per indicazioni su quanto presto la Banca Centrale degli Stati Uniti inizierà a ridurre gli stimoli. L'ultima sessione ha visto il won sudcoreano cadere dello 0,8% contro il dollaro americano. Lo stocastico RSI indica un mercato oversold. Bitcoin è sceso dello 0,8% contro il dollaro americano nell'ultima sessione. Il segnale sell del ROC contraddice la nostra analisi tecnica generale. La coppia oro-dollaro americano è crollata del 2,2% nell'ultima sessione. Lo stocastico RSI indica un mercato oversold. La coppia petrolio grigio-dollaro americano ha avuto una minima spinta verso l'alto nell'ultima sessione, guadagnando lo 0,1%. Secondo il CCI, siamo in un mercato overbought. Consumer Inflation Expectation del Regno Unito sarà rilasciato alle 8.30, il Michigan Consumer Sentiment Index degli Stati Uniti alle 14, il CFTC, JPY e Senior Positions del Giappone alle 19.30. La vendita al dettaglio del Regno Unito sarà rilasciata alle 6, i Baker Hughes US Oil Rig Count degli Stati Uniti alle 17, l'HICP dell'Austria alle 7. Ci auguriamo che abbiate apprezzato le prospettive di mercato del venerdì. Ognuno di noi qui presente si auspica che il giorno di negoziazione sia per voi produttivo.